Gianni Bugno per qui Bici Sport e Bici Sport. Gianni, abbiamo messo alle spalle la campagna del Nord, abbiamo visto un Fiandre, una Roubaix, ma anche una Sanremo prima spettacolare, adesso arrivano le Ardenne. Che sensazioni ti hanno dato le classiche del Nord? Ovviamente Van der Poel ha dominato. Pula ha dominato, Pogačar ha dominato anche lui perché ha dimostrato di essere un grande corridore perché non solo i grandi GE ma anche le grandi classi. Ganna si è fatto valere in queste classiche nonostante abbia dovuto subire, alla forza degli altri che sono più specialisti su quel tipo di gare, però ha dimostrato di sapersi adattare e di poter magari un giorno competere, anche se ha fatto un secondo e un sesto, quindi tanto chapeau. E adesso ci saranno le classiche delle Ardenne, dove sicuramente Pogačar farà ancora legge, detterà ancora la sua legge, vedremo un po' se c'è qualcuno che saprà essergli avversario. Secondo te sbaglia Van der Poel a non andare alla Liegi? Insomma, sta benissimo, chiaramente. No, secondo me fa bene anche perché quei risultati che ha ottenuto gli permette di stare tranquillo perché ha vinto sì, una Sanremo e un giro, una Parigi-Roubaix, quindi un secondo al Fiandre, quindi questo gli permette di poter riposare e pensare magari a prepararsi per qualche altro appuntamento. Diciamo l'unico che può mettere un po' i bastoni fra le ruote a Pogačar alla Liegi è Evenepoel, che l'ha vinta l'anno scorso. Ma non so se Evenepoel la fa, eh. Io non ancora, cioè io so che c'è Pogačar, che sicuramente c'è, ma gli altri avversari non so quali saranno. Vingegaard non c'è, mi hanno detto, quindi era uno che era in condizione, ma Vingegaard sta puntando al tour, vedremo un po'. Pogačar, se ha la condizione che ha dimostrato fino all'altro giorno, penso non abbia avversari. La domanda che si fanno un po' tutti adesso è: Pogačar un giorno potrà vincere anche la Roubaix? Perché alla fine sì, la Sanremo gli manca e poi c'è la Roubaix, però la Sanremo ha dimostrato di poterla vincere. La Roubaix può vincere, però a scapito magari, perché sulla Roubaix è pericoloso, cioè non è un percorso che se uno cade si fa male veramente, quindi bisogna vedere se ne vale la pena. Lui è un corridore che può vincere qualsiasi tipo di corsa, è un uomo che punta, è un corridore che punta ai grandi giri, e punterà sicuramente ancora quest'anno al Tour, quindi è anche gli anni prossimi a venire al Tour, quindi rischiare magari qualcosa di... Allora, Roubaix non so se ne vale la pena, però lui può vincere una Roubaix. Certo. E poi l'ultima domanda è sul Giro d'Italia. Tutti si aspettano la sfida tra Roglic e De Vennepoel. Tu chi vedi meglio? E anche in base alle corse che abbiamo visto finora. Allora, io sicuramente loro due saranno qui i protagonisti. Chi è favorito dei due è difficile dirlo. Roglic ha dimostrato di essere competitivo nelle 3 settimane, come l'ha dimostrato Evenepoel. Speriamo che siano competiti tutti e due fino alla fine e ci sia un bel giro d'Italia. E tra gli italiani noi abbiamo Ciccone, Ciccone che sicuramente. cosa gli consiglieresti di continuare a pensare alle tappe oppure anche provarsi in classifica generale? In Catalogna è andato bene, proprio contro Evenepoel e Roglic. Catalogna è andato bene, deve correre su questi due, e poi deve capire anche lui se può competere con loro o è meglio mollare la classifica e puntare l'Italia. Sicuramente a lui non gli daranno spazio, due, e quindi sarà una bella volta anche per lui. Grazie Gianni. Prego.